Buongiorno e benvenute e benvenuti a questo momento di riflessione e di confronto all'interno del Festival Biblico, ormai la 18ª edizione a cui partecipa già da più di 2 anni anche la Diocesi di Treviso. Riprenderò fra poco nella mia breve introduzione il titolo di questo incontro. Come mai questo tempo non sapete valutarlo guardando oltre abitare il presente? Ebrei, musulmani e cristiani si interrogano. Ma prima un ringraziamento a Fondazione Casamarca, che ci ospita ancora una volta, all'Istituto Superiore di Scienze Religiose Giovanni Paolo I e alla Scuola di Formazione Teologica che hanno collaborato all'organizzazione. Si ringrazia anche Fantic Motor, NGE, SRL e Restauri che hanno reso possibile questa iniziativa. Passiamo ora alla presentazione di chi ci aiuterà ad approfondire ciò che il titolo promette. Purtroppo il Covid ha colpito ancora, ha condizionato il nostro appuntamento. Io sono Don Bruno Baratto, direttore migrante, e incaricato dalla Diocesi di Treviso di seguire le relazioni tra cristiani e musulmani e sostituisco, con altre competenze, Don Michele Marcato, che avrebbe dovuto condurre oggi l'incontro. Ma anche il rabbino Luciano Meir Cairo, rabbino capo di Ferrara, ieri ci ha purtroppo comunicato che non sta bene e quindi non poteva essere presente, pur molto dispiaciuto. Gli auguriamo di rimettersi presto in salute e, visto il brevissimo preavviso, nonostante i tentativi, non siamo riusciti a provvedere a sostituzioni di pari competenza, per cui dovremo pur a malincuore fare a meno della prospettiva ebraica. Sono presenti invece Monsignor Michele Tomasi, vescovo di Treviso e ben noto a questo pubblico, e l'imam Yahya Sergio Pallavicini, imam della moschea Al-Wahid di Milano, presidente del Coreis, cioè Comunità Religiosa Islamica Italiana, e dal 2006 è consigliere del Ministero dell'Interno per la Consulta dell'Islam Italiano e, mi diceva ora, ambasciatore per il dialogo del Consiglio ISESCO, Islamic Educational Scientific and Cultural Organization. È già stato a Treviso qualche anno fa e anche in quell'occasione è intervenuto in un dibattito insieme al Vescovo Tomasi. Grazie ad entrambi per la vostra partecipazione. E veniamo a noi, ora. E vidi un nuovo cielo e una nuova terra. Le tre vie religiose che si rifanno ad Abramo, ebraismo, cristianesimo e islam, hanno in comune una prospettiva che le apre al futuro, e questa prospettiva è quella di una pienezza di vita. Pur con declinazioni diverse, la visione dell'oltre è una visione di vita, un nuovo cielo, una nuova terra, un abitare che sia davvero ospitalità accogliente della vita in tutta la sua varietà e per l'umanità una casa in cui sia possibile gustare pienamente la vita che Dio stesso dona con sovrabbondanza ad ogni uomo e donna e ad ogni popolo. Questa visione di un futuro che Dio stesso porta a compimento, tuttavia, può venire intesa o come giudizio di condanna sull'intera storia, sull'intera creazione, o come giustificazione per ogni fatalismo, rinunciando di fronte ad ogni ingiustizia. Credo si possa affermare che sia per il cristianesimo, sia per l'islam, sia per l'ebraismo, queste siano deformazioni del messaggio originario. L'orizzonte del futuro è piuttosto una chiamata grande e seria alla responsabilità di ogni uomo e donna, di ogni popolo, ad agire ispirati dalla sovrabbondante visione di vita aperta da Dio stesso. Mi soffermo su Islam e cristianesimo in particolare. Nell'Apocalisse, il libro che conclude la Bibbia cristiana e rappresenta un po' compiutamente la tradizione appunto apocalittica, non vi è prima di tutto un giudizio catastrofico sulla storia, ma l'annuncio a una comunità piccola e perseguitata che nella storia agisce il Dio della vita. E questo è un annuncio di speranza. Non sarà il male a determinare il senso e la direzione della storia, ma, lo ripeto, il Dio della vita. Per questo, come ricordano i primi 3 capitoli dell'Apocalisse, nel messaggio alle 7 chiese, simbolo di ogni comunità cristiana, diventa necessario prendere consapevolezza del bene e del male presenti in ogni comunità, anche quella cristiana, e incamminarsi fin da ora sulla via di conversione che il Signore risorto indica a ciascuna. Ma anche nell'Islam la visione del futuro è visione di un futuro che è nelle mani di Dio,
il clemente, il misericordioso, il Dio della vita che chiama alla vita. Mi permetto di ricordare la Sura 10, Dio chiama alla dimora della pace e guida chi vuole sulla via diritta. E anche per l'Islam l'eschaton, cioè ciò che viene da oltre la storia, giudicherà il presente. La nostra vita vera è nell'aldilà, ma l'accesso a questa vita lo decidiamo qui e ora, con il nostro agire e il nostro parlare, il nostro comportarci. Nessuno porterà il fardello altrui, all'uomo gioverà solo il suo proprio zelo, e il suo zelo qualcuno lo vedrà, del quale avrà pieno compenso. Sura 53. Sia per i cristiani sia per i musulmani possiamo quindi dire che il futuro di Dio ci chiama ad assumerci seriamente la responsabilità del nostro presente. La chiamata ultima è chiamata a coltivare e custodire oggi la vita che ci è stata donata. Ecco quindi il senso di questo incontro, l'invito a valutare questo tempo in cui viviamo per assumerci la responsabilità di camminare e agire in esso in risposta al futuro di vita che Dio continua a promettere. Il presente, lo ricordiamo, segnato in maniera particolarmente evidente dalla precarietà e dall'incertezza. La pandemia ci ha ricordato in maniera implacabile la fragilità dell'esistenza di ciascuno. E mentre stavamo sperando di uscirne, questa guerra nel cuore dell'Europa sta mettendo a rischio il futuro di tutti e ha già cambiato la gestione del mondo e delle sue risorse. E di fronte a un avvenimento come questo, il nostro sentire è di una frustrante impotenza. Senza lasciarci confondere dalla pura cronaca, ma lasciandoci interrogare da ciò che sta accadendo e che plasma il nostro tempo, allora ci chiediamo come abitare il presente guardando oltre al futuro che Dio promette e al quale ci chiama. A indicare tracce di ricerca in questo senso saranno allora Monsignor Michele Tomasi per la prospettiva cristiana e l'imam Yahya Sergio Pallavicini per la prospettiva islamica. Ci siamo messi d'accordo sulle presentazioni e poi vedremo che interazione ci potrà essere tra una prospettiva e l'altra, grazie anche ai vostri interventi. Prima di lasciarvi la parola, voglio ricordare una felice coincidenza. Poi le coincidenze non sono mai coincidenze. Oggi Papa Francesco ha riconosciuto santo Charles de Foucault, che aspirava a farsi fratello di tutti e lo ha fatto in particolare in mezzo a un popolo musulmano. Un pioniere dell'incontro tra cristiani e musulmani. Credo sarà senz'altro ispiratore anche dei nostri sforzi per un cammino comune. A voi ora la parola. Buonasera, bismillahirrahmanirrahim, nel nome del misericordioso, nella trascendenza e nell'immanenza. Io sono particolarmente grato di ritornare ancora con l'onore di essere accanto al Vescovo Tomasi per un confronto che possa partire da un'ispirazione di approfondimento dottrinale, religioso, per poi scoprire insieme delle declinazioni magari pratiche, come ben diceva nella sua introduzione, di ispirazione per la vita o per la cooperazione o per il dialogo insieme. Ecco, quindi cercherò di dare una declinazione sul concetto di tempo secondo la rivelazione islamica, perché prima di capire perché non riusciamo ad onorare o a valutare il tempo, volevo comunque così dare un senso al significato del tempo, almeno secondo la dottrina islamica. E devo dire che alcune coordinate sono già state così ben anticipate, perché il mio nome anagrafico è Yahya, che è il nome del profeta Giovanni Battista nel Sacro Corano. E come voi sapete meglio di me, una delle immagini che mi hanno riferito nella tradizione biblica è questo profeta, un profeta nell'Islam, che predica nel deserto. No, ecco, è una voce di verità che si trova nel deserto. Ho l'impressione che sia per una guerra o un'invasione o l'impotenza a cui si alludeva prima, che sia per la complessità di dover superare una fase ciclica sulla pandemia,
c'è questa necessità di riscoprire, di valutare il senso del tempo, e forse anche questo dialogo islamo-cristiano o abramitico può aiutarci a dare magari a riscoprire delle coordinate. Non vi preoccupate, io chiaramente dovrò fare riferimento ad alcune parole chiave nel Sacro Corano, perché vedremo che effettivamente ci sono diverse parole chiave per scoprire il senso del tempo al quale Dio ci richiama, o al quale Dio almeno richiama i musulmani. Uno di questi è un termine, tra l'altro è comune nella radice semitica anche all'ebraico, è yaum, che vuol dire proprio giorno. E cito dal Sacro Corano qualche cosa che è simile anche ad un insegnamento dei rabbini. È il capitolo 22, il versetto 47. Per il tuo Signore un giorno solo, è come mille anni di quelli che contate voi. Ecco, questo già è un grande, se posso dire, insegnamento. Cioè il fatto comunque di dover avere la consapevolezza di un ordine di realtà del tempo che è differente. Da un lato la nostra percezione nell'immanenza, nell'esteriore, nella quotidianità della giornata, no? Ecco. E dall'altro lato il valore simbolico, però, per chi ci crede, reale, di una incommensurabilità invece, no? Quello che noi percepiamo come un giorno, presso il nostro Signore, è, secondo il Sacro Corano, ha il valore di mille anni. E quindi riuscire a onorare la giornata, ma di parametrarne il valore rispetto a quello che è per il nostro Signore, e quindi mille anni. E questo in uno scenario frenetico dove non riusciamo spesso a trovare tempo, è secondo me un insegnamento della rivelazione, ma anche dei maestri, molto rilevante, e ha delle similitudini anche con la tradizione rabbinica ebraica. Poi c'è un altro versetto dal capitolo 45, versetto 12: di ai credenti di perdonare coloro che non attendono i giorni di Dio, perché egli ripaghi gli uomini di quello che si sono guadagnati. E qui introduce il fatto comunque che dai tempi di Adam, il primo uomo e primo profeta nella tradizione anche islamica, il nostro difetto è la dimenticanza. E quindi noi non soltanto dimentichiamo il valore del tempo presso Dio, ma ci dimentichiamo persino il valore del tempo presso, tra virgolette, le nostre contingenze. E questa dimenticanza può essere in qualche modo recuperata soltanto facendo riferimento alla misericordia di Dio, che nella sua generosità di tempo e, come ben veniva detto, di vita, ci permette di cogliere il valore del tempo. E poi c'è qualche cosa di comune anche alla tradizione cristiana, che è l'altro versetto dal capitolo 57, versetto 4: Dio ha creato il cielo e la terra in sei giorni. E poi questo sono tre versetti che hanno come riferimento al tempo il giorno, con il termine yaum. Poi c'è il termine per eccellenza del tempo nella tradizione arabo-coranica, che è dahr. E vi cito due versetti. Dicono: c'è solo questa nostra vita terrena, moriamo, viviamo, solo il tempo ci annienta. Ma non conoscono nulla, le loro sono congetture. Questo è un richiamo al fatto che se noi associamo alla percezione del tempo soltanto l'esistenza, quindi una concezione un po' molto orizzontale e parziale e relativa della vita, intesa come istanti di vita e istanti di morte, no? Ecco, una specie di esistenza passiva, no? Ecco, dove svuotata del suo vero senso sacrale, siamo in preda alle congetture dell'esistenza, siamo proprio ossessionati, ecco, da percezioni, condizionamenti, istintività, no? Ecco, ansie sul tempo,
ma abbiamo perso completamente invece la relazione con il vero tempo, che non è soltanto l'esistenza, non è soltanto, non so come dire, ciò che appare o ciò che si percepisce della storia, ma è qualcosa che iscrive la storia della vita nella metastoria, in una dimensione creatrice più ampia, che dipende direttamente da Dio creatore e da Dio misericordioso. È qui che allora riscopriamo una coordinata del tempo e della vita che non è soltanto vacua esistenza. E poi un altro versetto è mai trascorso un lasso di tempo per l'uomo in cui non fosse una realtà menzionabile? Qui si fa riferimento alla condanna nel corso dei cicli della storia, del fatto che l'uomo, come abbiamo detto prima, dimentica Dio, ma dimentica anche il valore o il senso o la prospettiva o l'obiettivo del tempo e della vita. Adesso non volevo citare, non so perché mi è venuto adesso Dante, non so, fatti non fosse per vivere come bruti, no, ecco, no, ma per seguire virtù e conoscenza, no, ecco, e in quel senso, non è coranico, quindi però è venuto proprio, esatto. Quindi in quel senso lì, ecco, è qualcosa che devo scrivere adesso per un altro incontro abramitico, insomma, è il valore delle virtù come coordinata di riferimento nella vita per riscoprire il senso del tempo. No, ecco, questo per un religioso è quella, è una vita virtuosa, non è una passività esistenziale oggetto di frenesie o di condizionamenti appunto legati ai ritmi del mondo dimentico di Dio. L'altro termine coranico per declinare il tempo è un termine molto rilevante anche per la mistica islamica, è waqt, no? Vuol dire istante in realtà. Quindi del tempo sottolinea un aspetto, un istante. Leggo un versetto dal capitolo 4, versetto 103: e quando avrete compiuto la preghiera, ricordate il nome di Dio. Siate in piedi, seduti o sdraiati, e poi, quando sarete al sicuro, eseguite la preghiera regolarmente. La preghiera è prescritta ai credenti in tempi determinati. Questo è molto interessante perché introduce quello che è un aspetto del tempo nell'Islam, che è una dimensione ciclica e rituale. Non è soltanto ciclica nel senso che appunto, non so come dire, gira, no? Ecco, ma è una ritualità ciclica. La vita è un rito, la morte è un rito, no? Ecco, all'interno della giornata o della vita si prega in tempi determinati, ma anche al di fuori dei momenti rituali di preghiera, che come la preghiera delle ore nella tradizione cristiana ha dei riflessi anche per la tradizione islamica. Noi preghiamo 5 volte al giorno: al tramonto, la notte, prima dell'alba, al mezzogiorno quando il sole è allo zenith e nel pomeriggio. No, questi 5 momenti rituali. No, bisogna interrompere il mondo delle responsabilità perché c'è un momento di intimità e di comunicazione, di ricordo e di veramente, non so come dire, prosternazione rituale nei confronti del nostro Signore, no? Di comunicazione, di comunione, direste voi, ecco. E quindi, però la ritualità nella quotidianità, i tempi determinati delle preghiere quotidiane non sono gli unici tempi ciclici, perché tra una preghiera e l'altra c'è un altro tempo che è sempre da rivolgere al ricordo di Dio. E quindi c'è quello che i vostri maestri chiamano, se non sbaglio, questa adorazione perenne, no? Questa sine interruzione orate, no? Ecco, questo è quello che anche nella tradizione islamica il Corano raccomanda ai fedeli musulmani, soltanto che ci sono declinazioni differenti. C'è l'istante, no? C'è l'ora, c'è la giornata, e all'interno di questa triade c'è questa sequela degli istanti che hanno un parametro differente di sacralità
tra preghiera, momento tra preghiera e preghiera, dove comunque bisogna mantenere il ricordo e l'adorazione di Dio, e quindi su questa base ogni istante è rivolto verso il nostro Signore. E l'insieme degli istanti vari, quindi tra preghiera e preghiera, o tra pause e pause, o tra la preghiera dell'alba e la preghiera del tramonto, per fare due esempi, ogni istante ha una sua proprietà, e la sequela delle variabili della proprietà accompagna il credente a riconoscere in se stesso e fuori di se stesso ciò che è l'incommensurabilità del Signore del tempo, a cui appartiene la proprietà del tempo, no? Ecco, che è, infatti il Sacro Corano dice Anadar, no? Cioè, io sono il tempo, no? Quindi Dio è sia Dio, ma sia la proprietà, il proprietario del tempo, sia il concessore del tempo, nel senso della sacralità della vita donata ad ognuno di noi, e sia il tempo stesso. Noi viviamo grazie alla sua identità anche come tempo. Il tempo è lui, no? Questo nella tradizione islamica. E poi l'ultimo termine su cui forse riprenderei dopo aver ascoltato l'intervento di Sua Eccellenza è Assa'a, l'ora. E questo è molto particolare, perché vi leggo un versetto: ti chiederanno dell'ora, quando è stabilito che verrà. Rispondi: la sua conoscenza sta presso il mio Signore e soltanto Lui la manifesterà a tempo dato. Essa graverà sui cieli e sulla terra e vi coglierà all'improvviso. Questo è il capitolo 7, versetto 187. E poi ce n'è un altro, capitolo 16, versetto 77. A Dio appartiene il mistero dei cieli e della terra e l'ordine dell'ora. È come un battere d'occhio e più rapido ancora. Dio è potente su ogni cosa. E ancora capitolo 43, sono i versetti 66 e 67. Cosa resta loro da attendere oltre all'ora che gli coglierà all'improvviso, senza che se ne accorgano? In quel giorno, qui in questo stesso versetto c'è sia ora, sa, che giorno, yaum. In quel giorno i più intimi amici saranno l'uno l'altro nemici, tranne quelli che temono il loro Signore. E qui c'è un richiamo più particolarmente, non so se questo ha a che fare con la specificità di un ciclo storico che l'Islam iscrive, è il fatto di richiamare i credenti a non soltanto ricordare Dio, a ricordarlo dentro il proprio cuore e nelle proprie adorazioni, istante dopo istante, secondo le varie, appunto, varietà della giornata e del ciclo, ma anche a temere Dio e nello stesso tempo a sapere che Lui è il misericordioso tra i misericordiosi. Ma non si può abusare della consapevolezza del fatto che Lui è misericordioso e quindi poi, non so, cavarcela come vita, no? Ecco, bisogna gustare questo istante di timore sacrale, no? di reverenza nei confronti della maestà di Dio, facendo affidamento alla sua misericordia. E quindi è un paradosso, direbbero i maestri Zen, ecco, ma è qualcosa da riuscire a coniugare, perché in qualche modo accompagna la fede, no? Il timore di Dio e l'affidamento alla sua misericordia. E allora il fedele musulmano trova una coordinata di auspicabilmente di maggiore saggezza. E finisco appunto con questo riferimento perché l'ora, assa, si dice che effettivamente nel mistero è qualche cosa che viene concessa come amministrazione a Isa ibn Maryam, no? Gesù figlio di Maria, perché la rappresentazione sacrale e simbolica anche nel Sacro Corano di Gesù figlio di Maria ha direttamente a che fare anche, se non, se adesso lasciamo perdere la sua prima venuta,
con questo momento dell'ora della fine. Con questa, e in questo Yahya, no, Giovanni il Battista, è effettivamente il, in qualche modo ha, deve soltanto servire questa anticipazione, questa preparazione del, del ritorno della, di chi ha la scienza dell'ora, no? Ecco, che è veramente una rappresentazione non soltanto sacrale ma di grande mistero. La prefigurazione di questa rappresentazione cristica anche nel Sacro Corano ha a che fare con un'altra concezione del tempo, che è l'ultima con la quale vi lascio, è la questione dell'eternità. Ed è molto particolare perché tutto quello che vi ho detto su giorno, tempo, istante e anche ora è una serie di declinazioni sul tempo, ma queste forme tradizionali sono tutte sempre comprese nella primordialità e nell'eternità del tempo. Quindi se dovessimo fare un discorso di principio, c'è soltanto la primordialità e l'eternità, perché l'eternità, capite bene, credo anche nella tradizione cristiana, è sempre eterna, non è qualche cosa che quando finalmente moriamo scopriremo, a Dio piacendo, l'eterno, no? Ecco, l'eterno è sempre stato e sempre sarà, no? Ecco, anzi c'è soltanto l'eterno, no? Ecco, ma all'interno della sua eternità c'è una, un mistero che è la sacralità della vita, e all'interno di questa sacralità della vita ci sono le giornate, le ore e gli istanti. Però i credenti, i timorati, coloro che adorano e pregano e ricordano il proprio Signore, sono coloro che, pur vivendo l'istante, l'ora e la giornata, in qualche modo gustano e continuano a essere presenti all'eterno anche durante questa vita in questo mondo. E questo è qualche cosa che effettivamente conclude un po' la, la, questa, questa rappresentazione, se, se vogliamo, perché è qualche cosa la, la cui chiave, io mi permetterò forse eventualmente di riprendere dopo, ha a che fare proprio con il ritorno di Gesù alla fine dei tempi, atteso anche per i musulmani. Grazie. Grazie. Prego. Buon pomeriggio a tutte e a tutti. Ringrazio moltissimo l'Imam Pallavicini, innanzitutto perché è bello rincontrarci, è un piacevole, credo, anche stile di incontri, di ascolto reciproco, di aiuto a comunità a conoscerci reciprocamente. Faccio anche gli auguri di buona guarigione al Rabbino Caro, che anche l'ultima volta era con noi nella chiesa di Sant'Eonisto, voce molto autorevole anche dell'ebraismo italiano e anche molto frizzante e provocatorio positivamente nelle sue posizioni. Davvero è un peccato che non possa essere qui. E comunque a voi grazie di essere qui con noi. E io parto, rifletterò un pochino un po' sulla lettura del testo dell'Apocalisse. È un po' il centro di questa nostra settimana biblica, è contemporaneamente centro e cornice, e provo alcune osservazioni sparse, alcune questioni più tecniche che non sono nelle mie conoscenze, devo ammetterlo, le avrebbe potute portare Don Michele Marcato, e ce le porterà quando starà bene in un'altra occasione. L'Apocalisse sta lì, e, però è un testo delle scritture, è un testo che la Chiesa e tutti i cristiani ritengono ispirato da Dio, ed è un testo che ha una lettura, diciamo, trasversale in tutta la tradizione delle Chiese, con alcuni punti che alle volte possono lasciarci un po' spiazzati.
Non so chi di voi abbia avuto la possibilità di esserci in piazza giovedì sera nella lettura integrale dell'Apocalisse. Credo che comunque che per molti di noi quella sia stata la prima volta di aver avuto questo contatto con un testo che è molto presente per estratti in momenti della nostra liturgia, durante il ciclo delle letture che facciamo ogni 3 anni nelle domeniche. Si ripresenta spesso l'Apocalisse nella lettura di oggi. La seconda lettura di oggi era per esempio quella dei ecco, io faccio nuove tutte le cose, un passaggio del capitolo 21 finale. E quello che sappiamo dalla lettura avremmo visto e sentito, perché visto con le immagini questi colori, queste suggestioni proiettate sulla parete del vescovado e la musica, i suoni che accompagnavano, ci faceva capire che lì non è tanto un testo di dottrina o di filosofia o di teologia, è la narrazione letteraria di un complesso di visioni, ed è un'esperienza, veramente un'esperienza visiva, sensoriale, di quello che muove profondamente, e ce l'ha già detto molto bene Don Bruno prima, che rappresenta la fede e il rapporto con il suo Signore di una comunità piccola, dispersa e perseguitata. Questo credo che vada detto fin dall'inizio, perché se la leggiamo invece come una descrizione del tempo e della fine dei tempi, che sia una cronaca, perdiamo il giusto orizzonte, e se la vediamo come il deposito di chissà come vanno le cose e ingiunge agli altri di adeguarsi alla propria interpretazione di quello che sa, diventa una lettura che è fondamentalista, che è una delle tentazioni grandi in cui molti sono caduti della lettura dell'Apocalisse. Sarà così. Nella storia della tradizione sono stati tantissimi quelli che hanno detto: ecco, questi sono i segni dell'Apocalisse, adesso sta facendo così, unitevi a noi perché sta avvenendo la grande battaglia finale nella piana di Megiddo, l'Armageddon. Ed è stata tutta una serie di queste letture, letture ecclesiali, letture di piccoli gruppi, letture di grandi intellettuali. A metà delle grandi interpretazioni, ne cito solo una perché è interessante, Newton è il grande fisico, quello che ha inventato sostanzialmente la nostra visione del cosmo, lo scienziato per eccellenza, era anche cabalista. Lui era il direttore della zecca di Londra, e tentava di trasformare con la pietra filosofale il piombo in oro, perché ci credeva, e ha scritto un trattato sull'Apocalisse molto complesso, molto esoterico, in questa tradizione qua dell'applicazione di ciò che succede. Io direi: non andiamo a cercare i segni che adesso siamo in questo periodo dell'Apocalisse, anche se la tentazione viene, anche perché quelle immagini, quelle visioni hanno invece dei riferimenti molto profondi alla realtà umana e alla realtà delle relazioni, sia economiche, sia politiche, sia sociali, sia personali. È un testo che apre luce e che orienta prospettive. Ed è una comunità, allora torno a quella, è una comunità piccola, sparsa, almeno in quella che attualmente è la Turchia, la Siria, di comunità separate tra di loro, all'interno di un impero la cui caratteristica fondamentale per la religione, almeno, è quella che è guidata da un imperatore che richiede un culto divino a sé, che è un culto divino allo Stato, e quindi c'è un conflitto tra la fedeltà,
perché se io mi affido a Dio onnipotente e credo che in Gesù Cristo si manifesta la presenza del Dio onnipotente, non c'è spazio per l'imperatore. E quindi, che fosse l'impero romano, che fosse altri imperi dell'antichità, c'è questa dimensione. Ed è un testo orientato alla consolazione di queste comunità, alla consolazione, e soprattutto ad una esortazione alla perseveranza nella fede di quei cristiani che altrimenti stanno facendo fatica a essere fedeli alla loro testimonianza, e in questo per di più sono anche divisi tra di loro. Se leggete le 7 lettere dell'Apocalisse all'inizio, vedete, c'è del bene, c'è del male, ti sostengo in questo, su questo ti riprovo, stai attento, vai avanti così, su questo no. Quindi già qui vediamo un contesto di accerchiamento in qualche modo, ma anche la difficoltà di capire qual è la via. E questo credo sia una caratteristica che poi tutti coloro che nel presente si trovano a essere confrontati con la ricerca del meglio da fare, interpretandolo come realizzazione della volontà di Dio, ecco, sul passato siamo bravi a giudicare, no? Abbiamo già tutto e allora diciamo: ma sì, avrebbero dovuto fare così o così. Nel presente, siccome la dimensione fondamentale è quella del futuro, che è quella che apre tantissimo questo libro dell'Apocalisse, la valutazione è quella di chi non sa e che ha bisogno di punti saldi, di punti fermi. Il contesto importante che attraversa tutto il libro dell'Apocalisse è quello della dimensione politica e di quella sociale. Da un lato abbiamo continui riferimenti a categorie come i troni, le potenze, segni di venerazione, simili. E c'è una serie di opposizioni molto chiare, l'opposizione tra l'agnello che è stato immolato e la bestia, tra la donna del capitolo dodicesimo dell'Apocalisse, questa donna vestita incoronata di stelle, vestita di sole, e la prostituta Babilonia. Ecco, Giovanni, l'autore, questo visionario, esprime continuamente questo contrasto tra la supremazia di Dio e dell'agnello rispetto a quella dell'imperatore. Poi abbiamo un insieme nelle immagini davvero potente e anche alle volte, diciamo, per me almeno inquietante, alle guerre, all'ostilità, al sangue, alla morte, alla vittoria, e questi riguardano specificamente quei cristiani per i quali questo testo è stato scritto. Ecco, soprattutto su questi due aspetti, sì, il testo presenta notevoli somiglianze con situazioni correnti del nostro tempo, ma è anche una buona parte dell'attrattiva che questo testo ha sempre esercitato sui vari tempi in cui è stata letta. Uno dei messaggi fondamentali, che è lo stesso dei Vangeli, non si può servire contemporaneamente due padroni. Nel Vangelo c'è il riferimento a Mammona, la personificazione del denaro, ma comunque non puoi servire due padroni, o servi l'uno o tradisci l'altro. E questa bestia, questo potere grande terreno, che è potere politico, ha tutta una ramificazione economica nel testo. Ci sono estremamente tantissimi riferimenti al commercio, agli scambi, alla produzione. Sembra quasi un aspetto molto contemporaneo, ma era il mondo imperiale dell'epoca. Da questo punto di vista era ante litteram una forma di
globalizzazione, di almeno di mondializzazione, di apertura di economie mondo, come direbbe Immanuel Wallerstein su questo tema. E qui il messaggio dell'Apocalisse non ha perso molto della sua attualità. Uno dei centri, secondo me, il centro interpretativo di questo libro del Nuovo Testamento lo troviamo al capitolo 5, dove viene presentato chi è il vincitore di tutta questa storia, chi è il centro, il perno di tutte le vicende, e ci viene presentato mentre ancora tutte queste vicende si stanno sviluppando, si stanno realizzando, ed è l'agnello che è quello che ha in mano il rotolo sigillato dai sette sigilli. Un rotolo, il libro scritto dentro e fuori completamente in tutte le sue parti, che contiene il mistero del tempo e della storia. E il veggente Giovanni si trova di fronte a questa domanda posta con liturgica solennità nei cieli: chi è degno di aprire il libro e di scioglierne i sigilli? E lui risponde: ma nessuno, né in cielo, né in terra, né sottoterra, era in grado di aprire il libro e di guardarlo. E Giovanni dice: e io piangevo molto perché non fu trovato nessuno degno di aprire il libro e di guardarlo. Io piangevo molto. Questa quasi disperazione per trovarsi di fronte al non senso della storia, comunque alla incapacità, pur nella certezza che quella storia ha un senso, il rotolo c'è, è lì a portata di mano, ma non riesco ad aprirlo perché non c'è nessuno che me lo apra, che tolga, che spezzi i sigilli. E uno degli anziani poi dice: non piangere, ha vinto il leone della tribù di Giuda, il germoglio di Davide, e aprirà il libro e i suoi sette sigilli. Ha vinto il leone di Giuda, una delle immagini potenti della regalità in Israele. E abbiamo questo sguardo poi sul trono, è una scena molto cinematografica, e in mezzo al trono ha vinto il leone e si presenta l'agnello. E l'agnello in piedi come immolato, un agnello ucciso e aperto, squartato, che però sta in piedi ed è vivo. E aveva sette corna e sette occhi, che sono i sette spiriti di Dio mandati su tutta la terra. Quindi è il leone che diventa l'agnello, è l'agnello immolato vivo, ed è ha tutte le caratteristiche della potenza di Dio, col settenario degli spiriti, che è la pienezza della forza dello spirito. Ecco, allora cosa viene detto? Che nella storia, questa storia con la quale facciamo i conti noi, e che facciamo fatica a interpretare, e siamo anche lacerati tra noi quando dobbiamo capire le conseguenze pratiche di ciò che noi crediamo, quando ci prendiamo anche sul serio come credenti, ecco, questa storia trova il suo centro e il suo interprete nel leone di Giuda, il vincitore, il Messia, che è l'agnello immolato, l'alfa e l'omega, come troviamo in Apocalisse 1:8, di tutta la storia. Un acuto commentatore, Alessandro Rossi De Gasperi, dice: e Cristo è davvero
per i cristiani l'alfa e l'omega, però alfa ed omega senza tutti gli altri termini, senza tutte le altre vocali e consonanti, le altre lettere che ci sono tra l'alfa e l'omega, è incomprensibile, e quindi va letto tutto, va visto tutto, va ripreso come chiave interpretativa della storia la vicenda di questa fede che parte da Abramo e arriva fino alla pienezza della rivelazione finale, quando i cieli e la terra si apriranno e il tempo sarà solo l'eterno, come diceva bene l'imam. E trovo interessante che le cose non vengono organizzate ma accadono. Era con altri due interlocutori nelle due tradizioni, abbiamo proprio parlato dei figli di Abramo l'anno scorso, proprio qui in questa sala, e questo è proprio perché non possiamo fare a meno che declinarla così, quella storia, e prendere l'alfabeto che ci è consegnato in tutte poi le sue declinazioni, e questa è la fatica che ci viene chiesta in una interpretazione seria dei segni dei tempi e dei segni nei tempi che ci vengono consegnati. E allora la storia misteriosa della salvezza da Abramo a Gesù e poi avanti è consegnata in un rotolo sigillato da 7 sigilli che solo l'agnello immolato potrà decifrare e leggere, secondo Apocalisse 5. Ed è una grande liturgia, sono gli inni, è la lode, che pur in un tempo di prova, di difficoltà, di persecuzione, danno la scansione vera del ritmo che porterà alla vittoria dell'agnello. Gli inni dell'Apocalisse sono presenti nella liturgia delle ore della Chiesa Cattolica in maniera sorprendentemente numerosa, e li preghiamo spesso, sempre, e dovremmo riuscire a vederli come questo essere in questo tempo, e questo tempo, pur con le sue catastrofi, saperlo leggere a partire da quell'amore che lo regge. Facciamo i danteschi di quell'amore che regge il sole e le altre stelle. Ma Dante credo che ci unisca più di quanto abbiamo pensato finora, no? La liturgia come modalità di mettersi nelle mani del fedele, dell'onnipotente, di colui che si prende cura della salvezza dell'umanità, in maniera tale da prendersi cura poi di questo tempo. Una cosa interessante, io sono andato a vedere Laudato Si. Laudato Si è una enciclica di Papa Francesco sulla questione ecologica. Nella questione ecologica è l'ambito sulla quale più spesso usiamo un immaginario apocalittico. Le catastrofi, le distruzioni, vediamo tutte queste immagini del cielo che crolla, della natura che viene contaminata, e pensavo che in Laudato Si ci fossero alcuni spunti e riferimenti all'Apocalisse. Ce ne sono solo tre. Uno è nella preghiera finale, dove c'è il riferimento a Maria vista come la donna dell'Apocalisse 12, la personificazione di questa figura nell'Apocalisse. Una è il riferimento al versetto sempre alla fine, proprio verso le conclusioni, nella parte di orazione di questo testo, a ecco io faccio nuove tutte le cose, dove si dice che siamo in cammino verso la nuova Gerusalemme, verso la casa comune del cielo, e in questo cammino Gesù ti dice ecco io faccio nuove tutte le cose. E poi Papa Francesco aggiunge: la vita eterna sarà una meraviglia condivisa, dove ogni creatura luminosamente trasformata occuperà il suo posto e avrà qualcosa da offrire ai poveri
definitivamente liberati. Anche questa bellissima prospettiva, no? La trasfigurazione finale è quella realtà dove ogni realtà umana avrà qualcosa da dare ai poveri, finalmente liberati, dove la prospettiva della nuova Gerusalemme è intessuta di prospettiva di giustizia e di relazione fraterna tra le persone, di bella relazione fraterna. E poi il punto successivo dice: nell'attesa ci uniamo per farci carico di questa casa che ci viene affidata. Quindi Papa Francesco non coglie l'immaginario apocalittico, ma coglie il cuore della speranza, dell'impegno e dell'essere in questa storia critici, anche con uno sguardo impegnato, anche combattivo, ma sempre nella certezza che il bene fa premio sul male, sulla distruzione e sulla morte. Questo è l'unico bianco e nero che ci viene consegnato in maniera effettiva da questo testo, al quale credo dovremmo tenerci: la fiducia nel bene, una ostinata fiducia nel bene, e la fiducia che dal bene nasce il bene. Se rispondiamo al male con il male, abbiamo solo una spirale di male. Un ultimo passaggio, ci sarebbero tante belle cose, ma insomma ce le teniamo per una volta successiva, no? L'Apocalisse è il testo del Nuovo Testamento che fa più riferimento all'Antico. Sono tantissimi i immagini, situazioni, personaggi che lo compongono, che sono citazioni dirette dell'Antico Testamento. Gli autori, quelli bravi, dicono che circa due terzi dei versi nel libro dell'Apocalisse alludono chiaramente all'Antico Testamento, non in maniera diretta, non c'è la citazione, no? Ma ci sono riferimenti, immagini, figure, dalla Genesi fino ai profeti minori, soprattutto i profeti Daniele, Ezechiele, Zaccaria, che vengono riletti dalla visione. E così, se in precedenza verrà stato un esodo dall'Egitto e un esilio di Babilonia, adesso c'è la persecuzione per i discepoli di Cristo ai tempi di Giovanni, e adesso c'è una prova da sostenere da parte nostra. Quindi ecco, la rilettura di quell'alfabeto significa la lettura dell'Apocalisse non solo deve essere integrale dell'Apocalisse, ma deve essere integrale di tutte le parole ispirate dal Signore, perché questo è il nostro compito. Perché se leggere la lettura, farci aprire i sigilli dell'interpretazione, è in qualche modo partecipare alla lettura della storia con l'occhio, con lo sguardo di Dio, bisogna starci dentro tanto in questo sguardo, perché il mio sguardo, se no, è limitato, è piccolo, è parziale e non sa dove guardare, mentre la scrittura è, come dice San Paolo, fatta per esortare, per insegnare, per guidare, per ammaestrare, per cambiare il nostro modo di vivere, per essere sempre in Dio, come veniva benissimo detto precedentemente. Perché se no, e questo è l'ultimo piccolo esempio che porto per chiudere, abbiamo la possibilità di trasformare in strumento del male anche le cose più belle e più sublimi, che sono la parola di Dio. In un commentario scritto da degli esegeti argentini ho trovato un riferimento che mi ha molto colpito e che vi presento, perché il capitolo tredicesimo dell'Apocalisse parla della bestia, no? E dice appunto che identifica l'impero come la bestia, che quindi bisogna avere un atteggiamento di rifiuto. Quelli che lavano la loro veste nel sangue dell'agnello sono quelli che non si sono lasciati sigillare dal potere imperiale, dal potere dominante. Bene, questo testo potrebbe essere letto come antidoto ad un altro capitolo 13, che è quello della lettera ai Romani, che dice invece, se vi ricordate, di sottomettersi pienamente alle autorità pubbliche,
perché se non ti sottometti sei fuori in qualche modo dal progetto di Dio. E perché dicono questo questi commentatori? Perché nel cosiddetto libro di verità, che è il rapporto, la relazione delle investigazioni che sono state fatte dopo l'assassinio dei 6 gesuiti dell'Università di El Salvador nel novembre del 1989, e in quel rapporto viene raccontato che le squadre che hanno assassinato questi 6 preti professori di teologia, la sera prima del loro raid omicida, hanno letto il capitolo 13 della lettera ai Romani, e quindi hanno giustificato la loro opera come un gesto anche di ossequio religioso alla ragion di Stato. E questi commentatori che ho letto proprio in questi giorni dice: quale sarebbe stato il risultato se si avessero letto e magari anche compreso il capitolo 13 di Apocalisse assieme al capitolo 13 del libro ai Romani? L'ispirazione delle scritture, che è un dono grande, è un orientamento, è quella ancora di salvezza alla quale ci possiamo attaccare quando facciamo fatica a capire la storia e piangiamo perché non riusciamo a interpretarla, però ha bisogno di una comunità di persone che pensano, che sanno andare a cercare quali sono i nuclei importanti della rivelazione, la centralità della persona umana, della sua dignità, il rifiuto della violenza, la costruzione di una civiltà dell'amore, il rispetto, il dialogo, la pace. Sono questi nuclei che ci aiutano a non a censurare una parte della scrittura rispetto all'altra, ma di leggerla ciascuna nel suo contesto, e neanche della lettera fare un assoluto, ma fare un assoluto di quello che attraverso quella lettera, che non possiamo cambiare, non la possiamo cambiare, ma attraverso quella lettera ci viene dato uno spirito, perché è il Signore Dio stesso che ci parla e siamo in comunità apposta per ascoltarlo. Vi ringrazio dell'attenzione. Completare. Prego. Così ci richiamiamo a vicenda. No, grazie, veramente grazie molte a Sua Eccellenza il Vescovo Tommasi per queste insegnamenti di vita per i credenti tutti, ecco, non credo, lo dico anche per i musulmani che cerchiamo di rappresentare, perché ci sono degli insegnamenti universali e sono degli insegnamenti direi forse non soltanto sul tempo ma ciclici, abbastanza rilevanti, ecco, per chi non si ferma al potere della lettera, no, ecco, che uccide, giustamente, come dice il Vangelo, ecco. Ma io ho pensato di effettivamente entrare nel merito della questione della figura cristica nell'Islam, cioè l'Apocalisse vista anche secondo la dottrina islamica, e lo farò brevemente, ma volevo riprendere alcune cose molto, molto significative anche da parte islamica che ho appena ascoltato, insomma. C'è un riferimento che è stato fatto alla visione di Giovanni. Tra l'altro andai da giovane a Patmos, dove si dice che Giovanni ebbe questa visione dell'Apocalisse. Ero molto giovane e mi colpì il fatto comunque che la guida che mi narrava le corrispondenze simboliche di questa grotta all'interno della quale Giovanni avrebbe ricevuto la visione dell'Apocalisse, lui diceva: ma è una visione tale che la grotta si è spaccata, e la spaccatura che c'è al di sopra di questa grotta dove ha ricevuto la visione, no, ha assunto una forma che è quella proprio di una croce,
no? Ecco, questa è la guida che poi magari era una guida, oppure io non ho sentito bene, insomma, però ci sono cose che credo, ecco, per chi ci crede, fanno parte di comunicazioni, senza voler diventare fenomenici, però che ci richiamano comunque a una rivelazione. Ecco, questo non da parte islamica, ma credo anche da parte cristiana ed ebraica, dovremmo, se siamo credenti, essere sensibili alla narrazione della rivelazione e non alle nostre elucubrazioni. Ecco, insomma. E quindi questo è interessante, perché c'è una narrazione nel Corano che ha a che fare con un tema a molti sapienti musulmani particolarmente caro, che è quello della visione. E simbolicamente c'è un dialogo tra Dio e il profeta Mosè, su di lui la pace, e dove c'è un paradosso, perché Dio dice a Mosè che vorrebbe vederlo, tu non mi vedrai. E per i credenti o per i mistici questa è una sentenza drammatica, perché uno dice, vabbè, ma che vivo a fare? No, che se non c'è speranza di una visione della verità, no? Ecco, che vita è? No? Che senso ha il tempo, no? Come dite voi. E però in questo versetto c'è un paradosso tipico del linguaggio, infatti simbolico e metafisico, che guarda la montagna, no? E effettivamente Mosè guarda la montagna, che è più accessibile o più intelligibile della visione diretta di Dio, perché soltanto l'arrogante e il presuntuoso può voler vedere Dio direttamente, lui, no? Ecco. Altro è, come è successo forse a Giovanni, che Dio si manifesta a lui, perché Dio può manifestarsi come lui vuole, secondo il Sacro Corano, ma l'uomo non può ergersi o arrogarsi il diritto di voler vedere Dio, no? Ecco. E allora la corrispondenza simbolica è: guarda la montagna, e Mosè guarda la montagna, ma viene meno a se stesso, no? Perde coscienza, dicono i commentatori coranici, no? Insomma. E i maestri dicono che quindi è una chiave questa. Bisogna in qualche modo venire meno a se stessi per poter accedere alla visione dell'assoluto. Bisogna riuscire veramente a mettersi nell'ottica di questa alchimia, ecco, di questa metamorfosi, ecco, per poter essere in ricollegamento costante e poter persino vedere Dio, come dice una tradizione, perché anche se tu non lo vedi, lui ti vede, no? So. Ed è questa i grandi maestri, tra l'altro, della nostra trasmissione, si basa fondamentalmente su questa regola qui, no? Ecco, adora Dio come se tu lo vedessi, perché anche se tu non lo vedi, lui sì. E quindi questo. E questo principio faceva riferimento al sangue, al conflitto, alle violenze, no? Ecco. Questo anche il Sacro Corano però lo fa risalire all'inizio della creazione, cioè la giustificazione, l'argomentazione, tra l'altro diabolica, per non prosternarsi da parte del principe degli angeli alla manifestazione o alla presentazione di Adam, primo uomo e primo profeta secondo la tradizione islamica, è l'argomentazione del principe, che dice: ma questa è una cosa di sangue, porterà sangue di fango, porterà sangue e corruzione sulla terra. Dio mi sta mettendo alla prova, io gli faccio vedere che non mi prosterno se non a lui, e quindi gli disobbedisco, perché in questo c'è una prova, no? Ecco, e i maestri musulmani dicono che questa è speculazione, questo è astuzia per non obbedire, questo è furbizia per non sottomettersi all'ordine del misericordioso, no? Quindi, e misconoscere un miracolo che poi effettivamente si manifesterà, che Adamo invece, no, più degli angeli
conosce i nomi e i significati delle cose, anzi dà lui il nome delle cose che gli angeli, no, ecco, perché ha ricevuto questa scienza. Però, scusate, mi sono perso, ma il problema è che sin dalle origini nel genere umano, dai figli di Adam, su di lui la pace, c'è questa possibilità del sangue, della corruzione, della violenza. E il problema è che in tempi apocalittici rischia di prevalere questo, la nostra bestialità, no? Ecco, compreso, se posso dire quello che con grande finezza è stato detto, l'abuso, la strumentalizzazione della parola di Dio, perché anche all'interno della mia tradizione, anche seppur in maniera più recente, di questi da pochi secoli, c'è prima il fondamentalismo e poi l'estremismo fanatico che prende a prestito qualche versetto come slogan ideologico per fare una campagna di odio e di morte, di violenza e di sangue, no? Ecco, di sangue fratricida, soprattutto nei confronti della propria famiglia e comunità, e poi, come non si è contenti, anche delle altre famiglie, delle altre comunità, dello stesso Dio. Quindi c'è questo richiamo molto, molto, molto forte. E ho imparato, ed è un insegnamento per me molto complesso, i nostri maestri dicono che una delle ragioni, dei richiami in questa fine dei tempi è il fatto comunque effettivamente di prendere delle distanze dal potere temporale, no? Ecco, dalla politica, dall'impero, capivo dire. E quindi ai religiosi è in qualche modo consigliato fare i consiglieri, ma di non gettarsi nella politica, di non fare i politici, di non voler essere noi i detentori del potere, gli amministratori di un potere, essere consiglieri per poter, se posso dire in termini più cristiani, fare da catecon in realtà. Quindi non è tanto un servizio perché di amministrazione locale o nazionale o europea sia veramente al servizio di una visione per il bene comune, ma per impedire che alcuni istinti veramente imperiali o bestiali possano prevalere. Perché abbiamo bisogno, sapete perché? Non perché vinceremo noi, no? Ecco, i credenti, dico, insomma, ma perché abbiamo bisogno di tempo. Quindi il catecon è una funzione di chiedere al misericordioso di darci più tempo per poterci salvare, conoscere la verità e onorare la vita secondo la sua proprietà e sacralità. Quindi, ma pensare che appunto dai tempi di Gesù ci possa essere un Cesare che possa veramente governare secondo una priorità dello spirito è una utopia, almeno da parte dell'insegnamento di alcuni maestri. E qui arrivo alla conclusione, che è la questione dell'Apocalisse. Anche nella tradizione islamica si fa riferimento, in realtà, prima di parlare appunto della fine, si fa riferimento ad una figura bestiale, chiamata nella tradizione islamica Ad-Dajjal, no? Insomma, se volessimo tradurre in questo ambito del festival biblico questa figura in italiano, potremmo dire che è la bestia o l'anticristo, no? Ecco, insomma, è proprio la parodia invertita e manipolata dell'identità cristica, persino secondo la dottrina islamica, no? Ecco. E allora, diciamo, come abbiamo chiarito che cos'è il tempo, dobbiamo chiarire che cos'è la cristicità, perché almeno se sappiamo insieme, fraternamente, come ci invita Papa Francesco, riconoscerci come credenti dello stesso Dio di misericordia e servitori di una preparazione cristica, dovremmo effettivamente intenderci. La parte islamica, che non vuole in nessun modo essere coincidente con la dottrina cattolica, la figura cristica è una figura mai morta, egli è vivente ed è come espressioni finali
due elementi. Uno è il giudizio e l'altro è la pace. Il giudizio è la chiarezza tra bene e male. Non c'è possibilità di giochi sporchi. No, ecco, presso Dio e secondo il giudizio di Gesù, ciò che è chiaro è chiaro e ciò che è errore, non c'è possibilità di inganno. No, ecco, addirittura la tradizione islamica che dice le nostre membra testimonieranno, non saranno le nostre bocche. No, ecco, le nostre bocche, addirittura dice un'immagine escatologica, saranno cucite, perché le nostre membra testimonieranno dove ci ha portato questo individuo, dove non ci ha portato, che cosa ha pensato e che cosa non ha pensato, cosa ha fatto e cosa non ha fatto. No? E quindi c'è questa testimonianza evidente. No? E quindi il giudizio è questa chiarezza del giudizio, il discernimento chiaro. No? Ecco, la verità si distingue dall'errore. Questa è un'altra citazione coranica. E l'interprete di questo giudizio spetterà al ritorno della figura cristica, e la pace, la vera pace, ma questo credo che sia molto più evidente nelle tradizioni e nella dottrina cristiana, è ciò che Gesù darà o il Cristo darà nella sua ultima venuta, no, ecco, e sarà pace, no, ecco. E questo però è un richiamo per i musulmani di evitare di anche lì inventarsi una pacificazione che non sia quella di Dio. Non so come dire, adesso scusate, è una provocazione, cioè la pace di Gesù non sarà il pacifismo, di sicuro, certo, non potrà mai venire neanche fuori dai conflitti, no? Ecco, insomma, o dalle violenze o dall'odio o dalle prevaricazioni, però stiamo parlando di una pace veramente di Dio, non stiamo parlando di benessere sociale, convivenza pacifica, coesistenza tra buon vicinato, tutte cose nobilissime che cercheremo di mettere in atto. Qui stiamo parlando di una pace di principio, è proprio shalom, direbbe il fratello rabbino, o pax, no, Christi, no, ecco, oppure veramente assalam, che nell'Islam è un attributo di Dio, non è iscrivibile. È vero che musulmano è colui che deve sforzarsi di orientare la vita a una realizzazione di una pacificazione interiore ed esteriore, nel cuore e negli atti, no, ecco. Quindi muslimun viene dalla stessa radice salam, no, ecco. Però non confondiamo il tempo dell'esistenza con il tempo di Dio, non confondiamo le pacificazioni percepite con la pace di Dio. Quindi in quel senso lì speriamo che sia un riflesso operativo di un principio che opera, che è un principio eterno. E quindi in quel senso lì c'è questa... E allora il Dajjal, l'anticristo, è colui che inverte, separa, manipola questa unità, questa identità, questa proprietà, e crea il caos, il disordine, in tutti i sensi, una disgregazione della proprietà intellettuale e della possibilità di comunicazione con il trascendente. Insomma, è una disgregazione proprio fisica, animica, mentale e persino intellettuale, no? Ecco, ed è questa credo che alla quale cerchiamo di reagire in questa ottica. E la tradizione islamica dice che i profeti, da Adamo, Abramo, menziona Giuseppe, Davide, perché sono amministratori di potere, ma come profeti, non come imperatori. E Gesù e Muhammad, su di lui la pace, sono articolazioni chiave di comunità di credenti nel Dio unico che possano effettivamente accompagnare un processo ciclico, finale, escatologico in questi tempi della parusia, per onorare la vita e per... ecco, concluderei con questo, è per preparare i semi del ciclo futuro. E i maestri musulmani direbbero, perché questo l'ho scoperta oggi, insomma, che il riferimento ai poveri, che sono
i beneficiari del servizio dell'umanità rimasta ancora tale, un'umanità intelligente, un'umanità di servitori, non so, un'umanità di servitori al servizio dei poveri, perché saranno questi poveri a essere i semi del ciclo futuro, perché ci sarà un nuovo ciclo che passa dalla pace cristica, che passa dal suo ritorno, non essendo secondo la dottrina islamica mai morto. Lui è nella dottrina islamica presso il proprio Signore, è stato elevato presso Dio e permane presso Dio, tra l'altro lo sentivo vicino al suo trono, questo è, no? E quindi tornerà Gesù, figlio di Maria, nella sua ultima funzione appunto cristica, e sarà anche lì, come Giovanni il Battista lo ha in qualche modo, ne ha preparato forse nel deserto la venuta. C'è una figura mahdica, no? Ecco, un ben guidato che cerca di in qualche modo preparare questa manifestazione. Soltanto che la cosa interessante è, allora, perché poi tra i musulmani dice, allora io sono il Mahdi, sono tutti quando c'è da essere capipopolo, no, ecco, c'è la competizione infantile che emerge. Ma la tradizione ci aiuta, perché dice, in realtà il Mahdi, cioè in quel senso, non so, il Giovanni Battista dell'ultima ora, non può essere se non Isa, se non Gesù, non so. E qui è interessante, dice, vabbè, ma allora il Gesù dell'ultima venuta secondo dell'Islam è anche l'imam ben guidato che ne anticipa la venuta? Perché sembra quasi un paradosso, ecco. Non lo sappiamo, non ho risposte a questo interrogativo, però un'interpretazione dei maestri è che bisogna sapere che saranno uniti da uno spirito cristico. E questo è uno dei segni della prima venuta di Gesù. È uno spirito che Dio trasmette. È un nostro spirito, Ruhana, no? che alcuni maestri infatti non sanno se è determinato o indeterminato, perché Ruh è indeterminato. Ma essendo determinato da nostro spirito, no? È Dio che parla, e potrebbe sembrare giustamente grammaticalmente determinato, insomma. Però i maestri che seguo io ritengono che sia indeterminato. Però in quel senso lì lo spirito cristico è qualcosa che effettivamente ancora rimane, e rimane alla fine come consolazione e richiamo ai credenti anche nella fratellanza che ci auguriamo di approfondire. Grazie. Grazie. Io ringrazio tantissimo, anche perché penso che a me fa bene conoscere Gesù visto dallo sguardo dell'Islam, perché aiuta a cogliere alcune questioni. Sulla dimensione del tempo vorrei solo andare avanti, attaccandomi a quello che lei ha detto prima e anche in questo intervento, citando un versetto dell'Apocalisse che a me colpisce veramente tanto, perché sono quei passaggi che ci si dimentica anche che ci sono dentro. Al capitolo 13, proprio parlando di questo agnello, al versetto 8, lo adoreranno tutti gli abitanti della terra il cui nome non è scritto nel libro della vita dell'agnello, e quindi la bestia, no? Ma l'agnello è immolato fin dalla fondazione del mondo. Cioè, nel momento della creazione, l'agnello è già immolato. Quindi la questione del tempo e dell'eternità, che effettivamente non sono poi così lineari come ce lo rappresentiamo spesso, ma questa che nel disegno stesso della creazione c'è questo sguardo di redenzione finale,
che ricapitola tutto il tempo. Nella figura dell'agnello immolato dell'Apocalisse c'è il Gesù Cristo crocifisso e risorto, e c'è, e qui sono chiaramente il nucleo di ciò che anche ci differenzia, perché c'è, per il cristiano, c'è la manifestazione piena di Dio in Gesù, colui per mezzo del quale sono state create tutte le cose. Nella nostra dogmatica, diciamo, il Verbo eterno, la seconda persona della Trinità, generato, non creato. Però, ecco, è Lui così che ci manifesta il volto di Dio. Cioè, l'onnipotenza di Dio si identifica con quella del crocifisso risorto. È, qui cito, lo cito spesso, ma per me è un passaggio molto importante, è Olivier Clément, è un teologo francese ortodosso, un cristiano ortodosso, dice il potere di Dio vuole l'alterità dell'altro fino a lasciarsi uccidere per offrire la risurrezione. Il potere assoluto, quello di Dio, del creatore di tutte le cose, si identifica con l'assoluto del dono di sé, con il sacrificio che comunica la vita agli uomini e fonda la loro libertà. Il Dio incarnato è colui che dona la propria vita per i suoi amici e prega per i suoi carnefici. Cioè, la figura del potere, quella che disvela poi tutte le false forme demoniache di potere, è quella: c'è dono di me? C'è dono di me perché la tua alterità possa esserci? Questa è la domanda fondamentale che l'Apocalisse disvela, appunto è l'Apocalipsis, no? La rivelazione, il disvelamento delle cose, quando dice che l'agnello è immolato fin dalla fondazione del mondo. Cioè, che questo è il senso fondamentale stesso della potenza messa nella creazione, è la stessa potenza messa nella redenzione, ed è il prendersi cura gli uni degli altri. E qui ringrazio tantissimo per il riferimento al Catechon. Seconda lettera ai Tessalonicesi, c'è un brevissimo passaggio di San Paolo che dice verrà la lotta più o meno come quella dell'Apocalisse, ci saranno questi grandi sconvolgimenti, arriva, c'è un'autorità che impedisce questo tempo, perché abbiamo bisogno di tempo, no? Cioè c'è una qualcosa nella storia che blocca questo dispiegarsi pieno della catastrofe, della lotta, perché c'è la possibilità, ancora ci viene donata la possibilità di prenderci cura gli uni degli altri. È la stessa cosa della lettera di Pietro, dove dice, no, è la stessa riferimento di prima sul tempo: un giorno è come mille anni, mille anni come un giorno. Non preoccupatevi, Dio non si sta dimenticando di voi, ma ha pazienza perché vuole che vi salviate, no? Ecco, questa pazienza, questo qualcosa che blocca e che alla fine ci concede che cosa? La tregua per andare a prendere i feriti, per curare quelli che sono dispersi e per accogliere e per seppellire i morti. E sulla prospettiva della realizzazione del shalom sulla terra sono perfettamente d'accordo con lei, la ringrazio. Perché non siamo noi che acceleriamo neanche di un attimo la volontà di Dio e la sua opera nella storia. Lui è, lo fa Lui. Noi in questo tempo che ci è dato non dobbiamo fare niente, non dobbiamo costruire niente, dobbiamo lasciare lo spazio affinché Lui possa agire. E questo spazio passa attraverso la pietà. La pietà. E nient'altro che quella, perché quando il Papa chiede a Pasqua la tregua pasquale, fa l'atto di fede nell'umanità e in Dio Signore della storia più alto che si può fare. Fa l'intervento politico più serio che si poteva fare, che non è stato ascoltato da politiche che hanno qualche cosa di messianico al loro interno. Pensano di poter dall'una o dall'altra parte risolvere la storia. Ma quello che possiamo fare è fermarci un attimo
affinché non calpestiamo i piccoli, i poveri, i bambini, i deboli, i fragili. E questo è il compito che ci viene dato, e qui abbiamo bisogno di allearci tra le persone che si lasciano amare da Dio e che amano l'umanità perché sanno che l'umanità è amata da Dio. A proposito di tempo, il tempo è passato e ci tocca ormai concludere, anche se ci sarebbe stato interessante dar parola anche a voi. Mi permetto di concludere così, ascoltando entrambi con molto gusto, devo dire, e ringraziandovi, questa necessità di mettere insieme tutte le lettere, dall'alfa all'omega, tutti i linguaggi. Linguaggi anche di tradizioni religiose diverse, linguaggi anche di percorsi umani diversi. Perché è complessa la storia, questo tempo è complesso, quello in cui viviamo. Non possiamo pretendere di semplificarlo come vogliamo noi, come ci andrebbe meglio. Questo è il bene e questo è il male. In una prospettiva però che va oltre, per non rimanere vittime del tempo disperso, perché il tempo che veniva citato all'inizio, se non hai riferimento all'eterno, usiamo questo termine, si disperde. Perché giustamente nel frattempo possiamo custodire e preparare i semi del futuro. E qui mi permetto una citazione che ho già utilizzato ieri, per chi c'era, ma di un laico, di formazione cristiana ma senz'altro laico, Italo Calvino, il quale al termine di uno dei suoi libri per me più belli, Le città invisibili, c'è questo dialogo immaginario tra Kubilai Khan, l'imperatore, e Marco Polo, l'esploratore, il mercante delle città, che esplora le città. E l'imperatore dice a Marco: ma se il futuro è la città infernale, che ci stiamo a fare? Cosa serve tutto il nostro agire, tutto il nostro valutare il tempo? E Marco risponde così: l'inferno dei viventi non è qualcosa che sarà. Se ce n'è uno è quello che è già qui, l'inferno che abitiamo tutti i giorni e che formiamo stando insieme. La lettura è un po' pessimistica. Due modi ci sono per non soffrirne. Il primo riesce facile a molti: accettare l'inferno e diventarne parte fino al punto di non vederlo più. Il secondo è rischioso ed esige attenzione e apprendimento continui, cercare e saper riconoscere chi e cosa in mezzo all'inferno non è inferno e farlo durare e dargli spazio. Abbiamo bisogno di tempo per fare questo. Grazie a voi. Gli ultimi due appuntamenti, se non sbaglio, sono l'appuntamento con il settimo sigillo di Bergman al corso alle ore 18, se non sbaglio, e poi l'altro alle 20:45 in casa Toniolo, curare le ferite, vedi caso. L'ultimo intervento è del QAM, dei Medici per l'Africa. Arrivederci e buona serata, e appuntamento al prossimo festival. Nel frattempo cerchiamo di vivere bene.